A tutti amici di ExtremeHardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. È davvero da tanto tempo che non portavamo qualche periferica da gaming sul nostro canale YouTube dove effettuare gli unboxing, ed eccoci qui con, diciamo, la conclusione di questo anno 2018 a effettuare l'unboxing e poi ovviamente la recensione scritta sul nostro sito della Drevo Blademaster Tournament Edition, ovvero l'ultima tastiera da gaming prodotta dalla Drevo, che è stata per diversi mesi sotto un forte sviluppo sia a livello software sia a livello progettuale, per offrire una tastiera da gaming davvero all in one per quanto riguarda le caratteristiche e anche la qualità generale del prodotto. Partiamo subito dalla confezione, classica confezione con i classici colori della Drevo, quindi giallo e nero. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del prodotto con la classica retroilluminazione di tipo RGB. Troviamo anche una scritta che ci ricorda l'adozione per il modello Tournament Edition rispetto al modello wireless, perché della Blademaster esiste anche il modello wireless, dell'adozione di switch meccanici Gateron rispetto ai CR MX presenti sulla versione wireless. Spostandoci nel retro della confezione troviamo ovviamente un'altra immagine illustrativa del prodotto con analizzate le principali caratteristiche del prodotto stesso, tra cui iniziamo già a menzionare il Genius Knob, ovvero una rotellina con cui potremo personalizzare qualunque tipo di applicazione o gioco con le nostre necessità. Quindi rendere la tastiera una tastiera multimediale, controllo multimediale del volume, skip delle tracce e play pause delle tracce, oppure in gioco effettuare determinate mosse, cambio arma, semplicemente con una rotazione, una pressione della rotellina che vedremo a breve presente sulla tastiera. All'interno della confezione troviamo un classico manuale di istruzioni, un adesivo che passa dalla classica colorazione gialla a una specchiata che potremo apporre ovunque noi vogliamo, un cartoncino che ci ricorda se ci è eventualmente non piaciuta o piaciuto il prodotto, a seguire un estrattore CAPS per eventualmente pulire in modo più approfondito la tastiera dalla polvere o eventuali residui di sporco, un pennellino che ci aiuterà in questa operazione, ed infine la nuovissima e possiamo dire già molto bella Drevo Blademaster Tournament Edition. Come possiamo osservare, il design è classico ed elegante, la colorazione è sempre total black. Il layout di digitazione, come possiamo ulteriormente osservare, è italiano, quindi Drevo, già dai passati mesi e anni, è interessata a conquistare maggiormente il mercato italiano, ed ecco che quindi cerca di venire incontro agli utenti presentando una tastiera da gaming con layout italiano che può servire sia per la digitazione sia per il gaming stesso. Diamo uno sguardo più da vicino alla tastiera. La tastiera in formato TKL, quindi priva del tastierino numerico, agevolata e agevola sicuramente i videogiocatori. Nella parte superiore possiamo trovare F1, F2, F3 con sotto G1, G3, che sono praticamente i profili predefiniti della tastiera che verranno attivati in combinazione al tasto FN. Non troviamo a seguire altri tasti multimediali perché la rotellina che abbiamo menzionato ci permetterà di usufruire di questa funzione avanzata. Troviamo invece nella parte superiore delle freccette direzionali i duplici tasti per la gestione della retroilluminazione di tipo RGB con effetti, cambio colore e quant'altro, sempre in combinazione al tasto FN. La barra spaziatrice riporta il logo della Drevo e troviamo la serigrafia su un plate in alluminio presente nella parte che praticamente compone la parte superiore della tastiera in alluminio, quindi conferisce anche una robustezza non indifferente al prodotto. E diciamo troviamo la serigrafia del brand Drevo. Ci spostiamo nel lato di sinistra dove troviamo finalmente questa rotellina definita Genius Knob che ci permetterà
con una rotazione antioraria o oraria, e ovviamente o una pressione, di personalizzare le funzionalità multimediali in gioco e qualunque altra funzione che noi potremo gestire tramite il software di gestione che è stato implementato per questo determinato prodotto. Vedremo meglio nella recensione scritta anche il software e le capacità con cui potremo utilizzare questa rotellina che risulta ben realizzata. Ci spostiamo nel retro della tastiera, dove possiamo osservare un design abbastanza classico, classici piedini in plastica per rialzare un minimo la tastiera per agevolare la digitazione. Nella parte centrale troviamo il logo della Drevo, nella parte superiore un dip switch per cambiare determinate caratteristiche della tastiera che possiamo vedere su questo adesivo nella parte di sinistra, mentre nella parte di destra quest'altro adesivo ci ricorda quali sono alcune caratteristiche che potremo utilizzare in combinazione con la rotellina che abbiamo già menzionato. Il cavo non è removibile ma è integrato nel chassis della tastiera. Nella parte inferiore troviamo tre piedini in gomma per stabilizzare la tastiera stessa. Il cavo della Blade Master Talent Edition è realizzato con un rivestimento in gomma, una fettuccia in velcro con la scritta Drevo e il logo della Drevo. Il cavo USB è placcato oro. Troviamo anche qui un logo della Drevo sulla copertura in plastica del connettore USB. E adesso ci spostiamo a dare uno sguardo agli switch che, come abbiamo detto, sono dei Gateron. Il modello che abbiamo ricevuto è dotato di Gateron Brown. Come possiamo osservare, struttura classica trasparente per irradiare meglio la determinazione RGB per singolo colore e ovviamente la tastiera è disponibile anche con Gateron Red, Blu o Black. Ovviamente per il mercato italiano quelli più disponibili sono i Brown, i Red e i Blu. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximalware.com dove troverete ovviamente ulteriori immagini, ulteriori dettagli e analisi della tastiera stessa. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.